imprenditori, una domanda schietta schietta, sapete che sono diretto io, ma perché mettete il volante della vostra azienda in mano ai consulenti esterni? Cioè, voi abdicate al vostro ruolo principale, che è quello di guidare la vostra macchina. Perché lasciate prendere decisioni importanti a dei consulenti? Perché lasciate offuscare il vostro ruolo, la vostra visibilità di imprenditori? Il consulente è un consulente molto ok fin tanto quando lui ti insegna delle cose che poi tu devi fare e realizzare. Ricordatela bene questa formula qua. Tu devi andare a succhiare le competenze e andare ad inserirle nel tuo quadro professionale, ma il volante della tua macchina, della tua azienda, della tua vita professionale, come tu la vuoi chiamare, devi tenerlo tu. E lui deve essere al servizio, parlo di consulenti in generale, a 360 gradi, quindi ne ho visti 600 in 34 anni, quindi nessuno si senta toccato in maniera particolare. Ma parlo agli imprenditori, cioè tu imprenditore devi essere tu protagonista, devi rimanere tu al centro della situazione, devi rimanere tu il decisore nel modo più assoluto. E questo è un dogma che non deve mancare mai, mai, mai. Tu devi essere, avere una personalità, devi avere una decisionalità, devi avere un carisma, devi avere un rispetto. Ed è importante questo, perché il mercato questo lo percepisce, perché tu non ti puoi sedere dietro nella tua macchina professionale, tu devi essere davanti, tu devi decidere la meta, tu devi decidere il percorso, tu devi decidere quando fermarti a fare rifornimento, a far colazione, a mangiare, i tempi e tutto, metaforicamente parlando, d'accordo? Quindi usa i consulenti, non farti usare dai consulenti. Utilizza i consulenti per le competenze che hanno, non far sì che loro utilizzino te. Questo è il ruolo dell'imprenditore. Ricordatelo. E se vuoi capirlo molto bene, vieni il 16 settembre a Imprenditore 360 a Milano. Imprenditore360.it. Solo strumenti. Poi sei tu che te la giochi. Sei tu che sei nella tua arena e che devi dimostrare nel ruolo, nelle competenze e nella tua intierezza quanto sei capace di giocartela. Perché il bravo consulente è questo qua, quello che ti mette nelle condizioni di. Bellissima oggi, 2 minuti di gas. Molto interessanti, rifletti su questo. Il tuo nome è sempre primo. Tu sei l'imprenditore, non scambiare i ruoli. Ciao.